Ciao, sono Marco Brink, lo chef executive dell'Hotel du Lac, du Parc e Grand Resort. Oggi facciamo il pane alle banane. Allora, partiamo che abbiamo delle uova intere, delle banane già pelate, tagliate a rondella, farina bianca, 00, olio di semi, latte intero, fresco, cocco, farina di cocco o cocco rapé, zucchero semolato bianco, lievito in polvere e sale fino. Allora iniziamo ad assemblare tutti gli ingredienti tramite un Kenwood, una planetaria. Partiamo dagli ingredienti liquidi, le uova intere, olio di semi, il latte fresco e lo zucchero. Attenzione di procedere con una velocità graduale e montiamo il tutto. Bene. Adesso aggiungiamo le banane. Gli diamo un altro colpetto, vedete, sempre graduale la velocità per ottenere una quasi crema. Una volta ottenuto questo composto cremoso, ecco che aggiungiamo le polveri. Abbiamo la farina bianca 00, lievito per pasticceria, mi raccomando, non usare lievito di birra. E un pizzico di sale. Adesso procediamo a uniformare tutto bene il composto. Mi raccomando, iniziare con velocità graduale. Vedete, un impasto morbido, cremoso, è montato bene. Non si vede differenza fra banane, zucchero, farina. Molto bene. Non esagerate con la velocità, è sufficiente un mezzo minuto. L'impasto che ha fatto Marco con la planetaria è possibile farlo anche con una frusta elettrica oppure con un robot da cucino, chiaramente con l'utensile a frusta o a foglia o a goccia, come meglio credete. Ok, allora adesso andiamo a riempire i nostri stampi. Allora, un trucchetto, una malizia, è di mettere delle striscioline di burro proprio nel centro dello stampo, proprio qua nella fase centrale. Stessa identica cosa, andiamo a farla anche con le monoporzioni e poi una variazione che andiamo a fare solo su alcuni è del metteremo questa farina di cocco o cocco rapé, lo andiamo a mettere proprio all'esterno. L'impasto è messo nei vari stampi, adesso andremo ad infornarlo. Il programma del forno in fase iniziale è 170 gradi per 30 minuti. I muffin probabilmente saranno cotti, mentre i plum cake li daremo una seconda fase, altri 15 minuti a 140 gradi. Ecco, abbiamo sfornato i nostri prodotti, plum cake e muffin. Adesso andremo a tagliarlo così ve lo facciamo vedere anche all'interno che tipo di consistenza ha.